ma non troppo. So che sta per succedere, perché a mia amica è già successo. Lo chiamano diventare signorine. E sembra essere una cosa bella, perché significa diventare grandi. Le mie amiche sono state così felici di annunciarlo. Non vedo l'ora succeda anche a me. Oggi mi sento molto triste e forse ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Ho un dolore fortissimo. Esce il sangue. Oddio, com'è possibile? Mamma, aiuto. Non può essere quello. Le mie amiche mi hanno detto che non fa così male. Sono in ospedale. Ho 14 anni, con la flebo. Il medico mi ha dato una pacca sulla spalla ed ha detto che il mio dolore è un male sociale. Mi viene da piangere. Che significa male sociale? Io sto male davvero. Ho i crampi. Come posso sopportare queste coltellate nella pancia? Sarà così ogni mese? È stato così, ogni mese da quel momento, finché ho desiderato cose che non sono mai potute arrivare, e così le coltellate si sono spostate anche sul cuore. Ci sono giorni nei quali la stanchezza mi impedisce di vivere e vorrei solo sprofondare nell'immensa solitudine che mi pervade. Mi sono sentita sbagliata, malata senza diagnosi, pazza, inadeguata, sola, diversa. Sono vergognata, mi sono sentita in colpa. È stato così per anni. Poi un po' di luce ha illuminato tutto questo buio. Ho imparato una nuova parola, endometriosi. In questa parola era chiusa tutta la sofferenza che ho patito. Ci chiamano guerriere e siamo tante. Ma la cosa straordinaria è che non siamo sole. Questo fardello da portare è una montagna che abbiamo trasformato in sorrisi da condividere. Oggi tutta questa sofferenza si è trasformata in una missione. Tutti insieme abbiamo scelto di gridare a gran voce, spezzando il silenzio. Il peggior sintomo dell'endometriosi è l'indifferenza. Endo Elba, tu non sei sola. Iniziare così, queste parole le abbiamo create assieme perché è la storia di ognuna di noi e iniziare buttando su un palco subito tutte queste emozioni non è facile perché ho già il cuore a mille e ce l'avrei comunque a prescindere per quello insomma che staremo per compiere su questo palco, un concerto di emozioni che spero possano travolgere anche voi. Vorrei iniziare con il nostro pianista, il Buccella Alessio. E non è mio solito iniziare seduta, piano mi sposto, tranquillo, ho già fatto danno io, anche sono arrivata. Però ci sono emozioni che a volte si possono esprimere anche in modo un po' più contenuto. E ad esempio le emozioni che vorrei esprimere iniziando con queste due canzoni significative per noi che siamo delle guerriere che combattono e che spesso ci troviamo a doverci anche rialzare. Sometimes I wonder
All'inizio, perché fra quattro canzoni non ce la farò più a farla, quindi la faccio subito. E comunque bicchiere giallo, tocco di classe, bravi. Questa la dedico a noi bimbe di Endo Elba, tutta, dalla prima nota all'ultima, perché il titolo di questa canzone è Rialzarsi e parla davvero di noi. C'è tutta la nostra, il nostro percorso, in ogni nota, sia sussurrata che gridata. Quindi questa vibe è per voi, vi voglio bene. Grazie, perché siamo davvero riuscite a rendere questa nostra condanna un sorriso da condividere. Vi voglio bene. Fight and fight, oh, but I see it in your soul.
L'hanno compreso subito. È un pezzo bellissimo, però tutti hanno creduto fosse una canzone leggera da Sanremo. In realtà il suo significato è ben più profondo, perché parla della depressione, parla del voler lasciare questo mondo, ma è un grandissimo pezzo scritto da Gianluca Grignani. E la canzone è questa. Questo giro tondo lontano in me, chi si volta ha perso il resto. Lo so per certo, amico, ci son passata anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Perché in questo giro tondo tra
Dimmi come hanno cantato o potrebbero far meglio. Ora c'è il microfono, sai, non c'è più. Secondo me possono fare molto meglio. Perché non ce l'avevo oggi il microfono, mi ho detto Piero, scusami. Sì, applauso sì. A Piero, tra l'altro. Quando Piero ti si vuole un sacco di bene. E Piero fa, come no, subito, da 3 secondi aveva il microfono anche Ale. Siamo soddisfatti di come hanno cantato, ragazzi? No, io no, ora c'ho anche il microfono. Abbastanza, ma ancora... Possono fare bene. Molto meglio. Va bene, allora proviamo. Proviamo. Questa è un'altra grandissima canzone italiana, però non è stata scritta negli anni 90, credo risalga agli anni 60-70. E è stata scritta, perché ho detto una cavolata, neanche sapete che lei. Perché ed è stata scritta tra l'altro da una persona alla quale sono stata legata e alla quale sono grata, che è Maurizio Costanzo, e con le musiche l'arrangiamento di Ennio Morricone. Lui praticamente si narra che era seduto in un bar e sente passare questa sirena e le note della sirena hanno fatto in modo che lui creasse questo pezzo, perché gli hanno ricordato una melodia che poi ha portato a questo pezzo. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Mi sto sciogliendo anch'io, però nel momento in cui uno si scioglie arriva proprio sempre un momento particolare. Allora, è sempre un orgoglio immenso per me condividere questo palco con una persona che ho visto nascere, crescere e assorbire tutta questa passione per la musica, ed è un orgoglio perché in realtà siamo cugini, ma per me è come un fratello. Quindi, e ci assomigliamo anche a bestia, infatti ce lo chiedono se siamo fratelli. A me va anche bene perché sono parecchio più giovane, quindi, cioè più vecchia, scusa, lui è parecchio più giovane. E quindi ogni volta che condivido il palco con lui è un'emozione grandissima e sto facendo di tutto, diciamo, per portarlo via con me. Ci sto provando. E spero di riuscirci perché sei davvero bravo, amore mio. Con me sul palco Riccardo Guglielmi. Ah, vedi Piero, se l'hai preso da sogno. Stavo andando io, ma lui. No, vado io. Buonasera. Ci assomigliamo. Allora. Naso è quello. Dai. Dai che ora ti lascio il palco per un quarto d'ora. Ti tranquillizza, ti lo sento.
in modo giusto. Prego. Io me la suono al piano, eh? Allora, nella recente storia musicale italiana è stata scritta una canzone che volevo dedicare stasera alle ragazze di Aroeba, che è Coralenes. Dimmi le tue verità,
bere, ancora in bella come il sole, guerriera del cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali. Se senti campane cantare, vedrai il corallino che piange, che prende il dolore dagli altri e poi lo porta dentro lei. Corallino, corallino, dimmi le tue verità, corallino, corallino. Sente come un peso, prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno, una volta, lei ci riuscirà.
emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei, c'è troppa luce. Sai, mi prende e si accende con baci poi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Sei tu per me, bra, di più, ed è importante, questo lo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai. Fino a quando so che dovrai. Due caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente. Ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Sono si dividerà tra le mie braccia, dormirai serenamente, ed è importante, questo lo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando sarà quel che sarà. Poi tra le mie braccia dormirai, ed è importante, questo lo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, fino a quando so che dovrai. Riccardo Guglielmi, Enric! Grazie! Maestri, grazie. Bello e bravo. Poi io guardo con gli occhi dell'amore, però insomma, ma mi sento parecchio bello e parecchio bravo. E mi cambiava i pannolini, di solito lo dico io, ti arrabbi stasera, la gente. No, era doveroso, stasera era doveroso. Va bene, sei stato carino, ma avresti potuto dire mi puliva. Sì, certo, non si può dire, prima serata. Ah, prima di dire. È vero, siamo in diretta, con le piccole Elvana, ragazzi. Ciao, salutiamo chi ci sta guardando. E ringraziamo le piccole Elvana che non manca mai, non mi lascia la manifestazione. Vai, si stessi. Grazie, me ne vado. Ciao. Grazie. Amore, tra l'altro voglio ringraziarti perché ho un dolore alle gambe oggi, che ieri ho fatto palestra con lui e sono morta, mezza morta. Ecco, bravo. Grazie, grazie mille. C'è di che. Ragazzi, maestri, grazie.
Bene, allora, io direi che ci sta a questa ora, no? Che si fa? C'è il ventilatore. Poteva essere l'introduzione di My Heart Will Go On, però invece no, ne facciamo un'altra. Questa è stata la colonna sonora di uno dei tanti 007. La mia nipote che mi scrive alle 9:20 e zia
io dovrei anche andarmene a letto e domani c'ho scuola. Ok, arrivo amore. Sono partita prima per lei, capito? Ecco, te non sei in brano, sei proprio già nel fase più creme, cioè profonda, ecco. E allora vi porto negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, io perché me la ricordo questa canzone? Perché ero in pancia della mia mamma. Ed è vero, perché è stata la colonna sonora di un film che lei andò a vedere quando era incinta di me. Forse con Giulio, se non sbaglio, vero? Sì. La canzone è questa. Ah, parto io così. First, when there's nothing but a slow, low-ground dream that you feel seems too high, you can't stop your mind. All alone, I hear crying, silent tears full of pride. Insomma, se è un po' un pensiero comune, c'è lei. Mina era la voce. Lei, secondo me, è stata l'interpretazione. Ed è Mia Martini. Sai, la gente è strana. Si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la merita poi e ti la vuoi senza serietà.
niente. Sai, la gente è matta. Faccio le scalette e poi non le rispetto mai. Quindi dice, inutile, sarebbe inutile fare. Sì, ma siccome rompono le palle che le voglio, no? Io le faccio, ma... Yeah.
grazie! Il microfono Ale l'ho messo solo per fa. Era il suo compito stasera. Hai fatto anche gli cacca. Te la scaletta l'hai sparta e io la rifai. Vai, vai. Ho sparto la scaletta, l'ho fatta, come dicono i genitori, come ti ho fatto ti spaccio. Ecco. Sfido. Ok. Certo che non posso mettere la manica corta sopra un... Sto scaldando di caldo. Poi puoi dire, ma... Non, aspetta. Poi quando parta a chiacchierare. Canta e stai zitta della serie, no? Che poi ogni volta che io da su al nord vengo all'Elba, su fa freddo, quindi mi porto robe pesanti, issime, perché rimango col capo a su regolare, arrivo sul traghetto, inizia a fa così, ma rimango impestata, mi sono vestita troppo. Sempre la solita storia, ogni volta proprio, ecco. L'ho fatto anche stasera. Vai Federico, ripeti. Le mani! Su, su! Prendete soltanto una mano. Le mani dove sono?
arrivati alla fine. Wow, finalmente. C'erano anche le Iene stasera. È registrato dopo, però. Che non si può chiudere senza aver fatto un po' di reggettino, no? Mi sembra un po' brutto, capito? Un reggettino va fatto sempre. Il reggettino, sentiamoci un po' liberi di fare quello che volete, da proprio mani al cielo, no? Chi c'era negli anni 70? Alzi la mano, non fate bruciare, io vi conosco, la maggior parte vi conosco. Chi c'era negli anni 70? Io no, però faccio così per sostegno. Salve! No, è da me, guarda, c'è però. Sì, va. Sì. Sì. Ecco, immaginiamoci di essere in quei prati verdi, molto verdi. Ho un concerto a Woodstock. Dai, dai, mani al cielo, volleggianti, su. Su, su, su. Attenzione Piero che qui arriva la famiglia, si può fare il padre. Yo 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 yo!
grazie. Mi viene da ridere perché un paio di settimane fa avevo questi capelli che ovviamente non sono veri, penso che ne siate accorti tutti, immagino. Beh, se non me ne eravate accorti ve l'ho detto io. Ero con la mia mamma in un locale, stavo cantando e ogni tanto lo dicono, attenzione alla gente, mi parte il topo morto, capito? Ah, cazzo, non mi è cascato davvero. Stavo facendo tipo piss on my heart, take it out, topo morto in terra. Per male hanno riso tutto, però è stata bellissima la scena, topo morto in terra, mi sono levata tutto e via. È stato bello, non lo so, potrei anche replicare stasera, dipende da lui come si sente. Ok, pronti con la voce? La 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 la. Perfetto, senti che intonati che so. Allora, il ritornello è facile. E ie ie ie. Fine. Esatto. Hanno già capito. Fa un intro. Che qui c'è una sete. Let's go.
arrivati alla fine? No. Oh, non sei fatto male. No. Tipo, sono arrivata lì. No, dai, sono arrivata qui. Questa è stata la reazione. C'avete ragione, dai, c'avete ragione. Quindi, visto che siamo arrivati alla fine, direi di chiudere con un pezzo che deciderei lì. Però per suggerire così. No, no, va bene, partite, io vado, quello che mi pare. Ok, io non l'avrei fatta stasera. No, sì, come no, no, io no stasera, no, mi disereda se non la faccio. È stata solo questa. No, io l'ho detta l'altra, ma lei non la vuole fare. Prossima volta leviamo un microfono a lui, eh. Ma come? Adesso senza microfono. Ha insistito per farmi avere il microfono. Posso fare un pezzo? Lascia il microfono lì, guarda. Ho Piero da pasta prima.
di salutarvi. E vi... Ah, me ne stavate andando. Ah, così proprio. Che disgraziato, guarda. Sono dei disgraziati. È arrivato il momento di salutarci. Ci salutiamo in modo... Yes, baby. Posso andare? Da, ce la faccio ora, guarda. Sono te. Vai, vai, vieni davanti, vieni. Io sono la batteria che canti. No. Io ti ricordo, non per me, non per... Ho preso Gaia per lui, guarda. Thank you.
ringraziamo più volte. E grazie a Mario Lanera. No, perché siamo tanti e questo ci fa non piacere. We'll be right back.
emozioni e ai suoni dolci e a tutta la grinta e il brio che c'è nei The Rip. Torino, stoppa! Alla nostra artista un piccolo omaggio, ovviamente, è il minimo per tutto quello che fa per noi, e non vi rubo ulteriore tempo, è solo che volevo raccontarvi cosa è successo nel giro di un anno, perché l'anno scorso su questo palco eravamo qui l'8 di marzo e vi avevamo annunciato che avremmo fatto di tutto per avere qui all'Elba una specialista in endometriosi, perché come sapete non c'è una specialista che all'Elba è presente sul territorio, e quindi le ragazze dovevano rivolgersi fuori, e quindi perdere delle giornate di lavoro, farsi accompagnare. Abbiamo fatto un sacco di progetti in un anno, in effetti sembrano sempre pochi poi alla fine, ma invece guardandoci indietro poi sono tanti, e specialmente adesso che si è concluso il mese di marzo, è il mese della consapevolezza sull'endometriosi, ci rendiamo conto di tutto quello che abbiamo fatto. Quindi intanto finalmente la dottoressa che viene all'Isola d'Elba a visitare la specialista in endometriosi, in realtà ed è già 5 mesi che visita all'Elba, viene regolarmente una volta al mese, e la nostra associazione finanzia questo progetto. La nostra associazione finanzia questo progetto, in realtà è una bugia, siete voi che finanziate questo progetto, perché voi ci sostenete sempre, siete sempre accanto a noi e con le vostre donazioni, con gli sponsor, con le tessere che avete fatto o che vorrete comunque fare, date vita e date voce a tutti questi nostri progetti. Siamo riusciti, una cosa importantissima e fondamentale, a fare un altro progetto anche con l'Istituto Cerboni. Siamo andati nelle scuole a parlare con i ragazzi, perché è da lì che nasce il problema, perché è da lì che si incomincia a non capire, non a capire, a non capire cosa stia succedendo. E quindi sappiamo quanto sia importante la diagnosi precoce, e questo deve sensibilizzare i ragazzi sulla prevenzione. Tantissimi altri progetti, poi dobbiamo ringraziare tutti i comuni che hanno illuminato i loro monumenti simbolo nella giornata internazionale dell'endometriosi, quindi abbiamo fatto veramente tante cose, che ora tornei, panchine, sì, la nostra quarta panchina, il progetto Endopunk, che sono queste panchine gialle di informazione
dove ha posto una targa con un QR code che inquadrandolo si apre un video illustrativo di quello che è l'endometriosi e che spiega brevemente semplicemente cos'è l'endometriosi. Ce ne sono 274 in Italia, 4 sono all'Elba, quindi insomma ci stiamo dando da fare. Tutto questo spero andrà avanti con altri progetti, soprattutto di raccolta fondi, perché ci permettono di portare avanti tutto ciò che è l'informazione, pagare queste visite alla dottoressa e tutto ciò che ne concerne. Ma ci siamo prefissi anche un obiettivo molto importante. C'è il nostro ospedale, l'unico ospedale di Portoferraio, che ha bisogno di un ecografo nuovo per la diagnosi prenatale, e quindi noi ci siamo fissati un obiettivo, l'abbiamo detto anche all'edicola urbana di Stix: entro giugno dell'anno prossimo vorremmo avere tutti i soldi per raccogliere tutti i fondi per comprare questo ecografo. Possiamo venire un attimo? Federica Cerica, per favore, un attimo. Portavoce dell'ospedale, scusate la voce sexy, ma stasera sono così. E Federica Cetica e Silvia Manzi appunto si occupano del consultorio dove le ragazze vanno da loro per chiedere informazioni e poi loro le dirottano, diciamo. La vedete tutte le mattine sulle edicole, chi le dice un telefono. Grazie a lei e a Silvia che ci dà una mano veramente di cuore nel nome di tutta Indueba, perché grazie a loro in 2 anni siamo riusciti ad aiutare circa 20 ragazzi. Queste ragazze sono minorenni e le mamme ci chiamano e ci dicono grazie bimbe, perché fino a un mese fa non sapevo che cosa avesse mia figlia, quindi grazie di nuovo a loro. Io passo il microfono a Federica, che così ci dice per l'ecografo. A parole tu. Sono emozionata. Mi viene meglio fare TikTok. Niente, avevamo 2 ecografi, uno è proprio svampito, proprio non ce la fa più. Niente, ce l'hanno portato via perché era obsoleto, mentre invece l'altro è anche quello abbastanza vecchiotto e quindi abbiamo bisogno di comprarne uno nuovo. Abbiamo fatto la richiesta all'ASL, ma i tempi sono un po' lunghini. Tutti voi sapete che tantissime delle cose che sono nell'area materno-infantile sono merito della comunità elbana. Quindi credo che possiamo riprovare un'altra volta a fare un'altra cosa bella, tanto serve a noi, i nostri figli, le nostre donne, quindi se ci proviamo secondo me ci possiamo riuscire. Io tutte le volte che abbiamo fatto qualcosa ci è riuscito, quindi insomma forse esatto, quindi grazie. Io ci terremo anche a chiamare sul palco, visto che sono mezza vaporina ma mezza capoliverese, sono soprattutto legata a questo paese, il sindaco Walter ci viene a fare 2 chiacchiere, dai, le paroline. Walter mi sa che era uno di quelli che era John Brown da sotto. Vabbè. Allora intanto grazie a tutti per questa serata, tutte voi, te che sei veramente un fenomeno devastante, così ci hai detenuto veramente, tutto il gruppo dietro, c'ho qualche amico, bravi tutti, bravi a tutti noi che questa sera siamo qui presenti, brave bimbe perché fate tanto. E potete vedere che quando condividiamo anche qualcosa poi ne nasce anche una serata per tutti quanti, no?
quindi ce l'abbiamo fatta a fare comunicazione, a fare promozione. Io sono contento di quello che rappresenta già il Teatro Flamingo, insomma comincia a vivere come deve essere, e poi quando arrivano star di questo calibro, ma non perché c'è il suo album, perché c'è il suo album qui, perché poi mi fa lo sconto, a me capite? Fa le serate, poi mi fa lo sconto, a fianco c'è qualche, come si dice, qualcuno che finanzia e tutto, no, dai, questi bisogna dire Simone in prima fila, che sono qui. No, niente, sono contento, abbiamo risposto bene, sono contentissimo e andiamo avanti così. Va bene, io ti ringrazio per tutto quello che fai, ringrazio tutti per aver contatto con te. Ti avevo chiesto un bacino di sotto, ma me lo faccio ridare, così insomma. Dastina calmata, così. Dastina calmata! Va bene, ok. E come faccio? Ci vuole la scala per arrivarci, non posso far baciare. Ti posso fare il bacio a mano, perché davvero o cresci sempre di più. Oh, ghiaccio, io che bacio a mano. Allora, grazie a tutti voi per questa bellissima serata. Io sono ancora emozionato, sono ancora stanco, io devo tornare anche a casa. Dalle 9 stavolta che non so il gatto che fine ha fatto. O che fine farà fare. Quindi grazie mille a tutti e grazie della presenza. Grazie. Scusate, io volevo chiamare sul palco anche Riccardo Guglielmi, perché è veramente sta anche splendido partecipare con le nostre serate, e tutto va bene per voi, sei veramente importante, grazie mille. Grazie. Allora, penso che possiamo congedarli. Allora, grazie a tutti ancora di nuovo, e per i nostri tesserati, che ce l'abbiamo sempre nel cuore, ci teniamo a dare sempre delle piccole attenzioni, quindi ora se vi volete fermare un attimo al banco, nel banchetto nostro uscendo, c'è un piccolo omaggio per voi. Quindi grazie ancora e speriamo di rivedervi presto e sempre vicino.